Bentornati ragazzi, sono Joe e in questo video vorrò parlarvi di Advanced Warfare, soprattutto dal punto di vista dei cecchini, perché praticamente quasi tutte le persone che mi seguono sono cecchini e quindi mi fa piacere parlarvi del cecchino su Advanced Warfare. Secondo voi, o secondo me, che io l'ho provato, vale la pena comprarlo? Io dico assolutamente di sì, sia per il cecchino sia per le armi, perché è veramente un gioco a me finora ha divertito tantissimo. Ho fatto una 8-10 partite, sono già salito a livello quasi 20, mi diverto tantissimo a giocarci e ci farò anche un Road to Commander che partirà dopodomani per voi, quindi giovedì, e le FAQ saranno spostate direttamente a sabato. Partiamo subito. Allora, creiamo una classe, siamo in privata. Prima di creare una classe possiamo ben vedere che abbiamo 10 slot disponibili dove mettere, dove far tante classi qua, tutti 10, anche online non c'è bisogno che prestigiate, che scegliete dei cosi apposta, voi avete già 10 classi e questa è una cosa molto positiva. Poi negli slot prendiamo una classe, qua abbiamo, possiamo vedere che come Black Ops 2 possiamo mettere le cose che occupano punti, però i punti non sono più 10 come su Black Ops 2 ma sono direttamente 13, questo perché puoi mettere le serie di punti direttamente dalle classi e mettendole le serie di punti dalle classi ti toglie, diciamo, i punti slot, quindi voi potete benissimo giocare senza serie di punti e mettere più punti senza le serie di uccisioni, diciamo, serie di punti e mettere più punti slot per accessori, perk, eccetera. Partiamo subito ragazzi, dovete seguirmi per bene perché adesso è semplice, però dopo che diventano funzioni exo, lanciatore exo, diventa abbastanza complicato. Partiamo con le armi, non vi faccio vedere tutti i fucili d'assalto, le mitragliette, che comunque ve le faccio vedere proprio al volo. Qua saltiamo i fucili di precisione, qua c'è mi pompa che per fortuna sono solo 3, le armi pesanti, cioè le mitragliatrici, sono 5 e lo scudo e l'LMD che lancia granate a tempo. Che cazzata. Andiamo sui fucili di precisione, abbiamo il Lynx come su Ghost, perché non sapesse un fucile normalissimo semiautomatico tipo il Barrett. Poi abbiamo il Morse che è l'unica culatta mobile, cioè che spari un colpo e fai lo scarrellamento. Poi abbiamo il NA45 che è semiautomatico anche lui, però ha soli due colpi, cioè non è che ha due colpi, è semiautomatico a due colpi, cioè che spari un colpo, ne spari un altro e poi devi fare lo scarrellamento. E infine abbiamo l'Atlas 20mm, cioè che è un normalissimo cecchino semiautomatico. Usiamo il Morse. Che accessori abbiamo? Abbiamo il mirino vago, lo zoom variabile, il termico che vedete qua abbastanza strano, una CPU balistica, un calcio che il calcio miri più velocemente, non è che miri più velocemente, puoi muoverti più velocemente mentre c'è il mirino attivo, quindi il calcio regolabile di Black Ops 2. Poi andate sul tracciante che è molto utile, soprattutto se andate su cerchia distruggi, salvataggio e c'è l'ultimo, voi del tipo un vostro amico gli spara un colpo di hitmarker, a voi vedete sulla minimappa dov'è, perché vedete tutti i nemici feriti sulla minimappa. Il microfono parabolico che anche se è un nemico, cioè silenziatore, voi lo vedete sulla mappa, quando sparo ovviamente. E mirino, cioè che è tipo il mirino di Black Ops 2. Usiamo il termico e il calcio, dai. Poi, secondarie abbiamo 4 pistole, 3 lanciamissili e la balestra. Abbiamo l'Atlas 45 che è una pistola semiautomatica normale, l'RV1 che praticamente tutti lo conoscete perché l'hanno usato praticamente tutti in ogni santo gameplay di Advanced Warfare, perché è veramente forte, è un fucile, non è un fucile, è una pistola a come un fucile a pompa, quindi c'è un colpo e ricarichi, è veramente potente. Poi c'è l'MP 443 Grach che è una pistola a raffica di 2. E poi c'è il PDV che c'è anche su Ghost, ma su Ghost il PDV spara a raffica di 3, questo qua è direttamente automatico, quindi spara come la Cap 40. Scegliamo l'Atlas e la mettiamo, vediamo con cosa. Ci sono tanti accessori che sono mirino redot, ufficie, tutte queste cazzate. Ah, poi ragazzi, volevo un attimo spiegarvi il mirino laser. Il mirino laser è come Black Ops 2, cioè un mirino laser che lo vedi, però si usa il mirino laser? Io vi dico di no, meglio non usarlo, perché giocando qualche partita online ho visto che tutti quelli che usavano ovviamente le armi col mirino laser, si vede un cazzo di mirino laser lontano un miglio, e quindi tu lo vedi che proprio ci vede proprio il laser, tipo con le comprate le bancarelle, voi lo vedete, e quindi non è molto efficace usarlo. Poi c'è il coltello tattico, che non si può fare nulla col coltello tattico, è come Black Ops 2 ovviamente. Poi le akimbo si possono fare Ruiz Twister ereditati come su Ghost e non come su Bo 2. E poi vabbè, silenziatore, microfono parabolico e caricatori aumentati. Usiamo le akimbo.
Poi vabbè, abbiamo le wildcard, abbiamo risposta eccessiva, quindi può portare un'arma principale, pistolero primario, tre accessori, pistolero secondario, c'è la vidita 1, vidita 2, vidita 3, e poi abbiamo tattico, in cui possiamo mettere tipo infiltra e scossa scossa. No, questo che cos'è? Bombardieri cos'è allora? Ah, bombardieri invece puoi mettere le granate al posto delle stordenti. Sì, parlo di Black Ops 2, e serie letale, quindi puoi usare 4 serie di punti. Vi parlo di Black Ops 2 perché su Ghost è totalmente diverso. Prima di passare ovviamente alla funzione Exo, lanciatore Exo, che sono le cose che interessano per farle stasso, partiamo dalle specialità. Abbiamo leggero, basso profilo, antischeggi, sovraccarico, mina vagante, e per trickshot usiamo leggero, che avete i movimenti più accelerati. Degli altri, no, ho sbagliato. Degli altri vi parlerò durante il rotto commander, perché adesso preferisco non parlarvene. Sì, sono cattivo. Sulla seconda wild, non wildcard ma specialità, possiamo avere periferiche, invisibilità, sangue freddo, spericolato e prestigiatore. Usiamo prestigiatore in cui possiamo ricaricare più velocemente, non ricaricare proprio durante lo scatto, cambiare più velocemente, usi le funzioni exo e il lanciatore exo più velocemente. Prendiamo il prestigiatore. E la terza usiamo resistenza, che è acciaio praticamente. Allora ragazzi, mo diventa difficile. Abbiamo funzione exo e lanciatore exo. La funzione exo corrisponde al tasto, quindi L2 o LT di Black Ops 2. Quindi ad esempio con funzione exo puoi lanciare le stordenti, e funzione exo corrisponde a lanciare le stordenti su Black Ops 2 di tasto, eh. Però cosa c'è su funzione exo? Su funzione exo abbiamo delle specie di scudi, che in pratica questi scudi hanno diverse funzioni e durano 3 secondi. Voi schiacciate L2 o LT e ci saranno diverse funzioni. Ad esempio, l'unico con cui si può fare l'Extra Swap, credo, sia lo scudo exo. Gli altri non li ho ancora, non tutti li ho provati, tipo questo qua non si può fare. Con lo scudo exo si può fare l'Extra Swap, quindi facciamo una classe con lo scudo exo, mentre gli altri cosa fanno? Questo qua un bonus temporaneo alla velocità, quindi per un po' sei più veloce. Questo qua per un po' i tuoi passi sono più silenziosi. Questo qua la tua salute è più alta. Questo qua sia invisibile per un poco. Così. In pratica sono delle serie di morti senza morti. Noi facciamo lo scudo exo, che è uno degli unici con cui si può fare l'Insta Swap. E lanciatore exo, che quindi corrisponde a R2 o RT, che sono tipo le... che Abbo 2, a Black Ops 2 corrispondono alle granate. Su Ghost, su Advanced Warfare, scusatemi, corrispondono a tutto. Cioè le granate, le stordenti, i fumogeni, le Semtex, le granate AMP, tutto questo è con R2 RT. Ok, però voi vi state chiedendo, scegliamo ad esempio le granate stordenti. Io non so, io ad esempio, io personalmente, l'Insta Swap con R2 RT lo faccio abbastanza male, quindi vi consiglio di questa, quella classe normale. Poi facciamo del tipo coppia e la mettiamo qua. Questa, la stessa classe, continuo per modificare, la stessa classe. Allora ad esempio noi vogliamo che abbiamo, diciamo possiamo fare l'Insta, perché l'Insta Swap con lo scudo exo è diverso dall'Insta Swap con l'astrodente, perché con lo scudo exo voi attivate lo scudo, quindi con L2 e LT, e poi fate triangolo, capito? O Y per cambiare arma. Quindi noi facciamo così, facciamo bombardiere, abbiamo un lanciatore exo su lo scudo exo, che adesso è diventato lanciatore exo, però solo uno. Quindi noi ad esempio facciamo la Semtex, e quindi con L2 LT possiamo fare l'Insta Swap. Partiamo subito, siamo su Terras, una mappa che ho scelto a caso, e vi farò vedere 2-3 Insta Swap, 2-3 trick a caso, per farvi capire un po' come funziona. Advanced Warfare mi piace tanto perché c'è il doppio salto e lo scatto. Col doppio salto e lo scatto, col doppio salto e lo scatto è molto più semplice scappare dai nemici, far trick, perché col doppio salto vai veramente tanto in alto, anche sugli spot normali puoi fare un 1440 proprio easy easy. Noi ad esempio qua scegliamo la classe con lo scudo exo. Qua ci sono 15 secondi di attesa, scusate ma non taglio sta parte perché vi faccio un commentary lungo lungo. Non so quanto durerà, penso sui 12 minuti al massimo, ma è proprio per informarvi, proprio per convincervi se non parlo o no. Ovviamente la Activision, o chi cazzo ha prodotto, mi ha sponsorizzato. Allora, vediamo cos'è il lanciatore exo. Il lanciatore exo è questo, vedete? E ora io sto tenendo premuto R2, RT R2, e quindi potrei lanciare, ad esempio, guardate, la lancio, e posso anche farla esplodere schiacciando due volte quadrato. Avete visto? Qua abbiamo il cecchino col mirino termico, questo qua è il mirino termico, così lo vedete. Vedete il cecchino come fa? Guardate i salti, qua è un salto normale e qua è il doppio salto.
acqua, tipo doppio salto e scatto. Cioè, è veramente figo. Poi c'è la scivolata. Poi, cosa posso dirvi? Ok, lista swap, vediamo un po' come viene. Qua c'ho lo scudo exo, questo qua è lo scudo exo, vedete che tipo la barra va via e non si ricarica, e quindi quello è il problema. E ad esempio, per fare lista swap, ok, qua non sono riuscito a salire, per fare lista swap con lo scudo exo, vedete, c'ho in mano il morse. Ah, triangolo triangolo, alcuni mi hanno chiesto triangolo triangolo, guardate, triangolo triangolo, y, vedete quanto ci mette, tanto o poco, cioè decidete voi, ci mette poco meno di Black Ops 2. Triangolo triangolo e sparo, triangolo triangolo e sparo, non ci mette tantissimo, neanche poco. E ora facciamo lista swap con lo scudo exo, quindi facciamo prima schiacciamo L2 o R o LT per fare lo scudo, triangolo, no, aspettate, ah no, questo è un mirato, scusate, triangolo, vedete, triangolo, oppure triangolo, vedete? Ed è abbastanza scomodo perché adesso non posso già farlo più perché l'energia è insufficiente. Ora vi farò vedere il Ruiz Twist, che è questo, il Righty Tighty, che si fa uguale identico al Ruiz Twist, però perché è tipo, esatto, si fa uguale identico al Ruiz Twist, punto. Mentre lista, ora scegliamo intanto l'altra classe, mentre lista swap con il le Pokéball, diciamo, con le R2 RT, si fanno così. Oddio, oddio, non riesco a cioè io non riesco a farlo. Poi guardate che figata, tipo, cioè avete visto quanto ho saltato. Ora facciamo la classe dove abbiamo su L2 LT abbiamo la Sentex, così, cioè questa qua è la Sentex, così tipo è molto meglio. Ora vi faccio vedere tipo un trick a caso, cosa posso farvi vedere, tipo così, dai, aspettate, pam. Cioè, avete visto che figata. Ora vi farò vedere un ladder che ho registrato prima. Spero che vi ho convinto a comprare o non comprare Advanced Warfare. Se vi ho convinto o non convinto, lasciate un mi piace o un non mi piace. Non lasciate un mi piace perché mi offendo. Comunque vi sto facendo vedere in continuazione gli Staswap. Secondo me questo gioco merita tanto. Ci vediamo giovedì con un bellissimo episodio di no, non è vero, non è bellissimo, ci sarà giovedì il primo episodio del oddio, pom! Il primo episodio del Road to Commander, da Joe è tutto, bella.